L'annuncio era già stato dato qualche tempo fa, ora si entra nella fase operativa. Con l'impulso dato dal Fondo Comuni Confinanti allo sblocco delle opere incompiute, si utilizzerà una parte dei fondi per le nuove annualità per coprire le maggiorazioni dei costi dei vecchi progetti, i quali però o partiranno entro tempi ragionevoli o saranno stralciati per liberare somme finora congelate e rimetterle in circolo. Se ne è parlato a Palazzo Piloni, nell'assemblea dei sindaci dei 40 comuni di prima e seconda fascia. Chiaramente ci sono stati questi ultimi 2-3 anni in cui tra guerre, aumento dei costi energetici, Covid ancora, tutta una serie di imprevisti, ci sono state delle situazioni in cui alcuni progetti, diversi progetti si sono fermati perché non potevano più andare avanti perché effettivamente non avevano la giusta copertura finanziaria. Diciamo ai sindaci e diciamo anche ai loro tecnici che ci sono delle risorse provenienti dalla programmazione 25, 26 e 27 che servono proprio per finire i progetti che sono partiti, ricordiamo bene, nel 2013, 14, 15, 16, 17, 18. Ecco, questo è il messaggio. Finiamo le opere che sono iniziate, non creiamo opere incompiute. Qualche idea su cosa serva per agevolare la realizzazione dei progetti c'è già. Una stazione appaltante in provincia, ad esempio, che dia risposte, che si doti di tutto un organico preparato e competente per alleggerire naturalmente le funzioni che i comuni non riescono più ad adempiere. Noi per il Feltrino sicuramente già ad inizio di maggio organizzeremo un incontro, inizieremo già a affrontare anche l'argomento della progettualità e programmazione 19-24, perché noi in realtà abbiamo solo una parte di progetti da trattare per la prima parte delle annualità, quindi i finanziamenti, perché bisogna trovare sicuramente la quadra.